Ciao a tutti, continuiamo con l'imperatore Carlo V d'Asburgo. Come accennato nel video precedente, Carlo V era un sovrano molto medievale, possiamo dire che era medievale nella mente, lui aveva una visione medievale del potere e della società. Qual era il suo sogno, il suo grande obiettivo? Creare un'Europa unita, unita nella fede religiosa, cattolica chiaramente, e basata sulla stretta collaborazione tra il potere spirituale del Papa e il potere temporale dell'imperatore. Come andò a finire? Andò a finire che diciamo, le cose andarono in modo molto diverso rispetto alle previsioni di Carlo V, rispetto ai suoi desideri, e proprio nel momento in cui questo imperatore fu in vita, Carlo V aveva un potere immenso nei suoi territori, il sole non tramontava mai, proprio perché era padrone di mezzo mondo. Nonostante questo, durante il periodo di Carlo V, l'Europa visse un vero e proprio dramma, cioè lo scisma causato da Martin Lutero. Non fu una cosa da poco. La riforma luterana segnò in un certo senso la fine dell'unità spirituale dell'Europa. Già in passato c'era stato uno scisma, quello del 1054, quando la Chiesa greca, quella che noi oggi chiamiamo Chiesa ortodossa, si era distaccata da Roma, dal Papa. E poi nacque la Chiesa ortodossa, una chiesa ancora oggi presente nei paesi in Grecia, in generale nei paesi dell'Europa dell'Est. Quindi già c'era stato uno scisma. Questo scisma ebbe anche delle gravissime conseguenze a livello politico, sociale ed economico. Quindi altro che un'Europa unita nelle fedi cattoliche, ci fu uno scisma, ci fu Martin Lutero, e Martin Lutero fece letteralmente perdere il sonno all'imperatore Carlo V, che visse tutto questo come un dramma. Cioè, immaginiamo un imperatore sinceramente cattolico che voleva questa unità nell'ambito della fede, altro che unità, ci fu uno scisma con tanti problemi, con tutto ciò che questo scisma provocò. Brevissimo riepilogo, avevo già parlato in alcuni video di Martin Lutero. Chi era Martin Lutero? Era un monaco agostiniano tedesco, su questo monaco si è detto tanto. Era davvero un uomo religioso, un uomo sincero che voleva davvero una riforma della Chiesa, oppure era soltanto un uomo corrotto, un superbo, addirittura un nevrotico che aveva agito, ecco, in preda, diciamo, alle sue nevrosi ossessive, per usare un termine medico. Certamente Martin Lutero non era equilibratissimo a livello psicologico, questo va detto, è stato documentato, era un uomo che alternava momenti di esaltazione a fasi di grave depressione, era un uomo che viveva molto nella paura, sentiva il peso del peccato, cioè lui cosa diceva? Dio è amore, sentiva la grandezza di Dio e lui in confronto si sentiva un essere minuscolo, un peccatore, una persona fragile. Forse la sua vocazione religiosa non era davvero autentica. Per farla breve, Martin Lutero ce l'aveva a morte col Papa e con la Chiesa di Roma. Lui definì Papa Leone X l'Anticristo. Ce l'aveva con la Chiesa per il fatto delle decime, di tutte le offerte che arrivavano a Roma dalla Germania, quindi le offerte fatte nei monasteri, nelle abbazie, nelle chiese, le decime, le annate. Lui cosa disse? Cioè, la Chiesa di Roma è corrotta, i vertici pensano soltanto al potere, al denaro, alla ricchezza, ad amministrare il potere, sono uomini completamente lontani dal Vangelo. Poi ci fu il fatto delle indulgenze, quindi se qualcuno dava un'offerta per la costruzione di una chiesa, di un ospedale, il Papa in cambio concedeva l'indulgenza. L'indulgenza ancora oggi esiste nella Chiesa Cattolica, però poi quando Papa Leone X doveva rifare la cupola di San Pietro,
ecco, diede questa indulgenza, nel senso disse: se mi date delle offerte per rinnovare la cupola di San Pietro, io in cambio vi do delle indulgenze. E questo mandò su tutte le furie Lutero, disse: no, dice, qua siamo completamente fuori strada. Tra l'altro va detto che anche in quel periodo le condizioni, lo stato, diciamo, di salute della Chiesa non era proprio il top. Cioè, sì, anche in quel periodo chiaramente c'erano dei santi, però molti uomini, molti sacerdoti vivevano nell'immoralità, conoscevano pochissimo la teologia, le sacre scritture, diciamo, c'era una situazione molto difficile. Allora disse: no, attenzione, qua sta cosa non va assolutissimamente bene. Allora lui espose il 31 ottobre del 1517 nella chiesa di Wittenberg le famose 95 tesi, proponendo quindi un programma per rinnovare la Chiesa. Lui diceva: dobbiamo tornare davvero al Vangelo, deve essere una Chiesa semplice, umile, povera, lontana dalla mondanità, lontana dalla ricchezza. Lì per lì, magari, a Roma forse la situazione fu un po' sottovalutata. E la cosa però andò avanti anche perché poi Lutero iniziò ad avere l'appoggio dei principi tedeschi. E qui va detta una cosa: noi sbagliamo se consideriamo la riforma soltanto un fenomeno di natura religiosa. Sì, Lutero agì, magari agì, ecco, soltanto agì per motivazioni religiose, però c'erano i principi tedeschi e i principi tedeschi avevano anche degli obiettivi molto più terreni e pratici. I principi tedeschi si volevano liberare, volevano, diciamo, mandare via la Chiesa Cattolica dai loro territori. E soprattutto cosa facevano questa equazione? La Chiesa di Roma va di pari passo con l'imperatore Carlo V, perché Carlo V era un sovrano molto cattolico. Allora, cosa dissero? Dobbiamo sbarazzarci sia della Chiesa di Roma, ma anche di Carlo V. E allora iniziarono ad appoggiare Lutero, ma lo appoggiarono non perché avessero tutti questi grandi desideri di riforma della Chiesa, non perché avessero tutti questi, diciamo, grandi ideali religiosi, ragionavano in modo molto pratico. Loro, a questi principi interessava anche, volevano le proprietà della Chiesa, volevano impossessarsi anche delle ricchezze della Chiesa e quindi preso, diciamolo, approfittarono dell'occasione per appoggiare Lutero e così, diciamo, con una fava presero due piccioni. Dice: così ci liberiamo sia della Chiesa di Roma, dei nostri territori, anche ci liberiamo di Carlo V, perché Carlo V cammina insieme alla Chiesa. E quindi questo va detto perché la riforma andò avanti anche per questo motivo. E allora Carlo V che cosa fece? Per lui fu tutto questo un dramma, cioè la rottura, lo scisma e via dicendo. Come reagì però innanzitutto la Chiesa? Lì per lì la Chiesa andò con cautela, cercò di far ragionare Lutero dicendo: dai, forza, ammetti di aver sbagliato e la chiudiamo qua. Lutero invece era convinto delle sue idee, andò avanti, anzi cambiò completamente la dottrina cattolica. Lui disse: la Chiesa cattolica ha 7 sacramenti, per me i sacramenti sono soltanto due, il battesimo e l'eucaristia. E poi, altro grande cambiamento, lui che cosa diceva? Gli uomini siamo tutti peccatori, noi ci salviamo soltanto per la misericordia di Dio, se ci affidiamo alla misericordia di Dio. Quindi possiamo dire tutte le preghiere del mondo, possiamo dare tutti i nostri soldi in elemosina, possiamo fare i pellegrinaggi, possiamo fare tutti i digiuni. Questo non serve a nulla. L'uomo si salva solo per fede, secondo Lutero, si salva soltanto quando si affida alla misericordia di Dio. Invece la Chiesa cosa diceva? Sì, la fede è importante, affidarsi alla misericordia di Dio ci mancherebbe, però bisogna collaborare. L'uomo deve fare la sua parte, deve pregare, deve fare dei digiuni, opere buone e via dicendo. E poi altra cosa che diceva Lutero: noi dobbiamo basarci soltanto sulla Sacra Scrittura. E questo che cosa significava? Mettere da parte la Chiesa, il Papa, le encicliche, il magistero della Chiesa. Questa Sacra Scrittura, tutti siamo sacerdoti per Lutero, quindi non c'è alcuna differenza tra me, cioè tra la mia persona e il Papa, il Vescovo, un sacerdote. Tutti sono sacerdoti, tutti possono prendere la Bibbia, ognuno la può leggere e io la interpreto come la capisco. Quindi secondo Lutero non dobbiamo più dare retta all'interpretazione della Bibbia fatta dal Papa o dai Vescovi.
Io posso aprire, leggo un passo del Vangelo, leggo i salmi e me li interpreto. Io dico, ho capito questa cosa, per me va bene così. Questo che cosa significava? Significava mettere da parte la Chiesa. E questa era una situazione, diciamo, molto grave. Cioè, lui praticamente stava entrando in piena, in una rottura molto forte con la Chiesa. E lui non riconosceva assolutamente la Chiesa come istituzione divina, quindi diceva no, assolutamente non è così. Poi nascerà una Chiesa, la Chiesa luterana, ma una Chiesa molto terrena e soprattutto molto legata poi al potere del principe. Quindi Lutero aveva messo molto carne al fuoco, aveva completamente cambiato la dottrina, c'era stata una vera e propria rottura. E allora ci furono diversi richiami, alla fine il Papa Leone X cosa fece? Scomunicò Lutero, cioè con la scomunica Lutero era fuori dalla Chiesa perché lui non aveva ritrattato le sue idee, gli avevano detto dai, riflettici, pensa, ritratta i tuoi errori e la chiudiamo in pace tra amici. Lui andò avanti ostinatamente, allora fu scomunicato. E allora qui ci fu l'intervento di Carlo V. Carlo V era cattolico e si sentì in dovere di fare qualcosa per creare di nuovo l'unità, anche perché con l'appoggio dei principi in Germania il luteranesimo si diffondeva, c'erano poi dei predicatori che giravano nelle varie città e poi alla fine una grossa fetta della Germania, soprattutto la Germania settentrionale, questo solo nell'ambito della Germania, aderì alla riforma di Lutero, mentre restarono cattoliche, ad esempio, l'Austria e la Baviera. Cosa fece Carlo V? Allora, Carlo V in quel periodo era in lotta con Francesco I di Francia, il re cristianissimo, e anche qui ci fu una situazione molto paradossale. Due principi cattolici erano in lotta tra di loro e addirittura Francesco I che cosa fece per andare contro Carlo V? Si alleò con i turchi, che non avevano nulla di cattolico, e con i principi protestanti, quindi un cattolico che si alleò con i protestanti e con i turchi per andare contro Carlo V, un altro cattolico. Quindi anche tra le due grandi autorità, perché in quel periodo Carlo V era l'imperatore e Francesco I era il sovrano di Francia, quindi i due uomini più importanti dell'Europa di quel periodo, questi si fecero la guerra praticamente tra di loro. E allora c'era tutta questa situazione di caos. Cosa fece Carlo V? Allora, innanzitutto la dieta di Worms del 1521, in cui Lutero fu invitato a ritrattare le sue tesi. Lutero di ritrattare, ma figurarsi, non ne voleva proprio sentire, allora fu scomunicato. Lutero poi fu messo al bando, la sua dottrina, vabbè, era già stato scomunicato, la sua dottrina fu condannata come eretica. E cosa disse Carlo V? Non si deve assolutamente parlare, discutere o scrivere qualcosa contro la dottrina cattolica e contro la Chiesa cattolica. Ci fu questo primo intervento. Però le idee di Lutero continuavano a diffondersi, anche perché alla fine di questa dieta, mentre lui stava, ecco, tornando da Worms a Wittenberg, fu rapito da alcuni uomini di Federico, del principe Federico III di Sassonia. E questo cosa significava? Perché fu rapito? Poi lui visse per un anno nel castello di questo principe. Questo cosa significava? Proprio l'entrata in campo di alcuni principi che stavano dalla parte di Lutero, cioè che appoggiavano Lutero. E come detto prima, questi principi non appoggiarono Lutero perché avevano tutti questi grandi sentimenti religiosi di benessere dell'umanità e di amiamoci gli uni gli altri. Volevano semplicemente le ricchezze della Chiesa, volevano impossessarsi dei beni della Chiesa e volevano sbarazzarsi della Chiesa cattolica e dell'imperatore. Come dire, andatevene via. E quindi appoggiarono sempre di più Lutero. E poi Lutero che cosa fece? Addirittura tradusse la Bibbia in tedesco, proprio per dare a tutti la possibilità di poter leggere la Bibbia, perché siamo in un'epoca dove l'analfabetismo raggiungeva cifre da non pensarci, e soprattutto la Bibbia era scritta in latino, quindi la gente era analfabeta, non sapeva leggere e scrivere. Addirittura la Bibbia scritta in latino figurarsi.
figurarsi, la Bibbia la conoscevano praticamente soltanto i sacerdoti oppure quelle pochissime persone in grado di leggere e scrivere. Poi ci furono tutta una serie di conseguenze, ci furono delle rivolte, la rivolta dei cavalieri 1522-23, questi cavalieri entrarono in rivolta perché gli eserciti nel frattempo erano stati rinnovati, quindi con l'artiglieria loro erano stati messi un pochettino da parte, avevano perso, diciamo, il lavoro, ci fu questa rivolta che poi fu sedata. Molto più importante, sempre nell'ottica della riforma luterana, la rivolta dei contadini, guidata da Thomas Münzer, che anche lui era un monaco agostiniano. Perché ci fu questa rivolta dei contadini? I contadini erano letteralmente alla fame in quel periodo. E allora Lutero aveva parlato di Vangelo, tutti siamo figli di Dio, l'egualitarismo, tutti siamo uguali. Allora i contadini dicevano, sì, bene, se siamo però tutti uguali, perché noi dobbiamo fare la fame e ci devono essere i ricchi? Perché noi dobbiamo vivere una vita di stenti e i nostri figli devono morire di fame e altri invece vivono nel lusso e nella ricchezza? Dissero, anche noi vogliamo delle condizioni di vita migliori. Cosa chiedevano questi contadini? Un po' di giustizia sociale, l'eliminazione di alcuni privilegi feudali, delle decime, insomma condizioni di vita un tantino più decenti, avere una terra da poter lavorare. E allora ci fu questa rivolta. Come andò a finire la rivolta dei contadini? I contadini alla fine furono massacrati, ma anche perché Lutero era contro i contadini, e questa è una cosa molto importante da sottolineare. Lutero cosa diceva? La mia è una riforma di natura religiosa, a livello politico e sociale deve rimanere lo status quo, deve restare tutto uguale. Lutero cosa diceva? L'autorità viene da Dio, quindi la mia riforma non ha come obiettivo di ribaltare, di rivoluzionare l'assetto politico e sociale, è una riforma religiosa. Voi contadini dovete vivere, dovete essere pazienti e vivere la vostra vita. Certo, però poi diceva Münzer, parole troppo facili, dire che i contadini dovevano vivere con pazienza e accettare l'ordine sociale stabilito, però quando uno fa la fame, quando uno vive al freddo, quando uno vive una vita di stenti, ecco, certi concetti non sono, diciamo, facili da far passare. Ma quest'altra rivolta fu alla fine sedata, i contadini massacrati. E allora l'imperatore Carlo V, che come ho detto prima era in guerra con Francesco I alla battaglia di Pavia del 1525, convocò un'altra dieta a Spira nel 1529, invitando questi principi a discutere, a cercare di porre fine a questa situazione. Questi principi non ritrattarono assolutamente la loro adesione al luteranesimo, e allora Carlo V che cosa disse? Benissimo, allora l'editto di Worms, cioè che proibiva di scrivere o di discutere qualcosa contro la fede cattolica e contro la Chiesa cattolica, venne estesa a tutta la Germania, e allora questi principi protestarono, e da qui la nascita del termine protestante. Ancora oggi magari quando uno parla di Lutero dice i protestanti, proprio l'origine del termine qui, proprio dalla protesta di questi principi. Niente, questa dieta di Spira si concluse, diciamo, in un nulla di fatto. Poi ci fu un'altra dieta ad Augusta, e che cosa fecero questi principi e protestanti? Si unirono in una lega, la Lega di Smalcalda, una lega che coinvolgeva soprattutto le città del nord della Germania, perché come detto prima la parte meridionale restò sostanzialmente cattolica, restò cattolica l'Austria, restò cattolica la Baviera. Quindi c'era questa situazione di grande caos, e Carlo V, nonostante il suo potere enorme, immenso, non riusciva a frenare questa situazione, anche perché questi principi erano uniti tra di loro, e questi principi volevano proprio liberarsi dall'autorità non solo della Chiesa ma anche dell'imperatore. Loro si sentivano ecco, bloccati da avere un imperatore che controllasse, diciamo, la loro politica, volevano proprio farlo fuori. Ci furono altre battaglie a Mühlberg nel 1547, dove i principi furono sconfitti, e poi la battaglia di Innsbruck, dove fu sconfitto Carlo V, che
A stento si salvò la vita. Allora, a questo punto, Carlo V, che non era già più giovanissimo, aveva un po', diciamo, capito la situazione. Ecco, Carlo V capì che era una situazione ormai troppo difficile da gestire perché la Germania era in rivolta, ma non solo la Germania. In un altro video che ho parlato delle guerre di religione in Francia, si era messo, diciamo, in moto mezzo mondo. Si era messo, Lutero aveva, diciamo, scatenato un pandemonio. E allora si arrivò all'importante pace religiosa di Augusta del 1555. Cosa si decise in questa pace? Si disse sostanzialmente: allora, abbiamo in Germania due confessioni cristiane. Due confessioni, ci sono i cattolici e ci sono i luterani. Dobbiamo prendere atto che il luteranesimo si è diffuso e quindi molti che in origine erano cattolici sono andati con Lutero e ora stanno con Lutero, credono soltanto in due sacramenti, dicono che ci si salva solo per la misericordia di Dio e quanto detto prima. Quindi ci furono accettate queste due confessioni. La confessione cattolica e quella luterana. E un altro principio molto molto importante, quello del cuius regio eius religio. Cosa significa in poche parole? Che in ogni principe decideva la fede religiosa, quindi il principe che amministrava un determinato territorio. Se il principe fosse stato il principe cattolico, quindi tutta la popolazione doveva essere cattolica. E se il principe fosse stato un luterano, tutta la popolazione doveva essere luterana. Quindi il principe decideva la fede religiosa dei suoi abitanti, degli abitanti del suo territorio. Quindi, cosa lontanissima da oggi, oggi c'è la libertà religiosa, io voglio essere cattolico, ateo, buddista. Invece, una situazione molto diversa, erano i principi a decidere la fede religiosa dei loro sudditi, degli abitanti dei loro territori. E così, diciamo, finì la situazione. Poi, come detto prima, ci saranno poi altre situazioni molto difficili. Ne avevo parlato nel video su Enrico IV, il massacro della notte di San Bartolomeo in Francia. Scoppiò un incendio, la Chiesa poi fece il concilio per riorganizzarsi. A questo concilio, il concilio di Trento, non parteciparono i luterani. E andò a finire che Carlo V dovette accettare un po' accettare questa. Era una situazione per lui terribile, difficile. C'è cioè un imperatore cattolico che voleva l'unità cattolica. Dovette prendere atto che la situazione in Germania era cambiata e quindi era nata un'altra confessione religiosa. E alla fine, come detto nel video precedente, quindi Carlo V 1556 abdicò, diede le dimissioni, non era più un ragazzino e divise in due il potere. Al figlio Filippo II, il futuro potentissimo re di Francia, diede la Spagna, i Paesi Bassi e i possedimenti dell'Italia, quindi la Sicilia, la Sardegna, il Napoletano e le colonie del Nuovo Mondo. Al fratello Ferdinando I invece donò la casa d'Austria con tutti quindi i possedimenti di quelle zone, Austria, Ungheria e la corona imperiale. Quindi ci fu questa divisione del potere, anche perché sicuramente Carlo V aveva capito che gestire mezzo mondo non era da solo, non era, sì, aveva tutti i suoi collaboratori, via dicendo, ma era una cosa difficile. E con lui, con la morte di Carlo V, possiamo dire che la morte di Carlo V segnò la fine di una certa Europa, cioè di un'Europa medievale, di un'Europa basata su questa collaborazione tra il potere spirituale e il potere temporale. Vabbè, già anche nel piano medioevo c'erano stati degli scontri tra il Papa e l'imperatore, basti pensare Enrico IV contro il Papa Gregorio VII, la lotta per le investiture. Però la morte di Carlo V e il trionfo, la vittoria del luteranesimo che spezzò l'unità spirituale dell'Europa,
segnò in un certo senso la fine dell'universalismo politico e religioso tipico del Medioevo e quindi il passaggio a una nuova fase della storia dell'Europa. Va bene, alla prossima e ciao!